Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime, dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità, dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie, dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. Amici sportivi, buonasera, buonasera, sono tornato io, ma c'ero anche domenica scorsa. Dicevo agli ospiti, ad Agostino, abbiamo cambiato anche sigla, Agostino. No, oltre al titolo della... No, bravo, seguivo. Complimenti. No, lo sai che sono distratto delle volte. Allora, presentiamo intanto gli ospiti, benvenuti a Schegge di Sport. Ovviamente abbiamo Francesco Mezzalira. Buonasera. Ciao Francesco, grazie, ciao. Inviato, ciao, del Calcio Padova, segue il Calcio Padova e tutto lo sport in genere, tutto ciò che è rotondo, che riguarda il pallone. E poi ovviamente Agostino Motta, non ha bisogno di presentazioni, perché insomma sappiamo chi è. Non posso dimenticare Giampiero Piccoli, con il quale abbiamo discusso di arbitri poco prima. C'è stato un discorso un po' acceso, però siamo rientrati subito. Molto bene. Esatto. La domenica calda oggi. Siamo rientrati nei ranghi. E allora, ciao Francesco, ciao Agostino. Faccio partire te, Giampiero, o Agostino qualcosa? Ok, parti pure Giampiero con il punto della giornata. Ah, ricordiamo anche i messaggi, mi raccomando, domenica scorsa mandate pure i messaggi. Adesso verrà scritto sovrimpresso anche, eccolo qua, 393 810 7730, 393 810 7730. Mandate messaggi. La parola ad Agostino, no, che ecco, mi domanda prima di iniziare, ti tolgo la parola per 30 secondi. Vai Agostino, e dopo ti passo subito la palla. In questi giorni ho letto in Facebook appunto che qualcuno ha sottolineato la puntata zero che abbiamo fatto domenica scorsa. Effettivamente è vero, abbiamo dato pochi risultati, abbiamo parlato poco di classifiche, ma l'abbiamo fatto volutamente questo, perché si trattava della puntata zero e avevamo tanta carne al fuoco, direbbe l'amico Giampiero, avevamo tante immagini, tanti amici, sostenitori, simpatizzanti che ci hanno inviato le loro foto, i loro video. Ecco, a noi ci ha fatto enormemente piacere mandarli in onda, li abbiamo raccolti tutti e abbiamo detto con Piero, d'accordo, che li avremmo mandati la prima puntata, o meglio, certo, la puntata zero, quella di domenica scorsa. Sarà nostra cura riprendere un po' il nostro stile, quello di dare, bravo, più notizie possibili riguardo ai risultati, il calcio dei dilettanti, e mi pare, se non vado errato, Giampiero correggimi se sbaglio, che fosse stata la signora Graziella che ha fatto questo appunto, diciamo, osservazione. Questa osservazione è giusta, Agostino, anche se colgo vogliamo l'occasione per, certo, mi ha lanciato la palla perché anche ho avuto modo di parlare con qualche ascoltatore, ovviamente ci si confronta perché noi abbiamo sempre detto che non siamo dei professori, certo, e ho avuto anch'io questa osservazione, però concordo con te, era un po' la coda dell'estate di mandare un po' di immagini, diciamo, anche un po' in un clima un po' festoso, certo, ecco, sicuramente una puntata anomala, non sportiva. Non siamo riusciti a mandare tutte, certo, le immagini, certo, ne abbiamo tenuta però, qualcuna anche per la serata di oggi. Sì, diciamo che è stata un po' fuori dei canoni, però adesso rientriamo. Adesso Giampiero ci riporta sarà contento sicuramente, ci riporta la signora Graziella e quanti sono davanti ai telefoni. Questo perché noi accogliamo appunto, certo, le critiche, certo, le osservazioni, anzi ci promuoviamo, ecco, ci servono, e ricordando servono sempre che il calcio
non va mai in vacanza. L'ho sentita. Quindi ancora questo. Siamo sempre operativi 365 giorni all'anno. Tranne ecco, quei giorni che Giampiero va in Costiera Amalfitana. Esatto. Vai esatto, pure Giampiero, che sono parecchi. Che sono potevo parecchi. Essere oggi allo stadio Arechi a Salerno. Allora, no, allora riprendiamo con il nostro calcio. Innanzitutto ricordo che avremo delle interviste più tardi, perché anche oggi sono andato sul campo dei nostri dilettanti, la seconda categoria. Oggi ero a Ponte di Brenta, partita di seconda categoria, San Marco Ponte di Brenta, e contro i Due Monti Avano, partita condizionata dal caldo. Caldo oggi l'ha fatta da Padona, una partita che tutto sommato è stata anche piacevole, che ha messo in luce i due portieri, sia del San Marco che del Due Monti Avano. Poteva in ogni momento poteva risolversi, invece i due portieri con una serie di parate buone hanno limitato i danni. 1-0 e ripeto, rimanete con noi perché poi manderemo in onda delle immagini. Io direi passare la palla al nostro Francesco. Sì, Francesco sta aspettando. Tu devi essere Arechi, ma Francesco Mezzalira che ci parlerà appunto di questo, usiamo una parola così temporalesca, rovescio del Padova in quel di Salerno. Sì. A te la parola, Francesco, che sei l'esperto in materia. Esperto, diciamo che seguo le partite del Padova settimanalmente. E purtroppo oggi sì, è una giornata in cui il Padova è uscito sconfitto dall'Arechi, campo caro a Giampiero, visto che ci passa volentieri le vacanze. E purtroppo diciamo che oggi possono aver imparato cosa vuol dire giocare in Serie B, perché hanno giocato una partita che rispetto ai due derby precedenti hanno affrontato in maniera un po' più molle, con meno determinazione, e in Serie B ogni errore si paga, perché i gol che hanno preso sono degli errori di interpretazione nelle situazioni che si sono affrontate, da calcio d'angolo, da ripartenza nel calcio d'angolo a favore, e quindi sì, può essere una sconfitta salutare quella di oggi. Sì, infatti siamo usciti da due belle partite, quindi ci aspettavamo una, non dico una reazione, ma una prestazione all'altezza delle altre, però è una cosa giusta, effettivamente la Serie B è così. Ti domando, Francesco, se ovviamente si tratta di un incidente di percorso, diciamo, a questo punto. Beh, spero e credo di sì, perché in fine dei conti oggi non si è visto il vero Padova, quello che deve combattere su ogni pallone, aggredire gli avversari, insomma fare della determinazione il suo punto di forza, perché sicuramente ci troverà squadre molto più attrezzate, molto più esperte soprattutto, e quindi quello di oggi mi auguro che non fosse il Padova, il vero Padova, quello che, Padova che affronta stagione. La Serie B, esatto. Agostino, che cosa da aggiungere? Qualche saluto da fare? Lo sai che io ti chiamo in causa. Per non perdere le buone abitudini, in questi giorni, Giampiero... Chiesa ricorda. La Chiesa non posso sbagliare, se mi sbaglio qua. Cornelio, Roberto, Cipriano, Colomba, Sofia e Eufemia. Dimmi. Sofia, sì. A me dice tante cose. Dai, Sofia. Che cosa ti dice Sofia? A me dice che Sofia è l'estate porta via. Ah, un po' come Santa Lucia, diciamo. Poi mi direbbe, la notte più lunga che ci mi direbbe qualcos'altro che meglio. Meglio di no. No, ecco, invece ricordiamo anche il proverbio di oggi. Chi non è mai contento resta con le mani piene di vento. Dopo più tardi ne un altro, Adesso passo intanto pillole di saggezza. Vai Giampiero, tu devi fare il punto sulla... No, dimmi, sì, prego. Sì, no, vorrei continuare un po' quello che aveva detto Francesco sul Padova, che mi ha stupito i realizzatori della Salernitana, che ha un buon attacco con Boccalon e Djunic, che non hanno segnato. Questo vuol dire che la Salernitana è una squadra attrezzata, e quando segneranno anche gli attaccanti sarà un po' dura... un po' per tutti. Ecco, volevo anche aggiungere un particolare sui nostri dilettanti. Oggi seconda partita di campionato, è una, la seconda partita secondo me è fondamentale per le società, sia per coloro che hanno perso la prima e quindi riscattarsi prontamente,
sia per quelle che hanno vinto la prima, è importante la seconda, perché mantenere il risultato, la vittoria, fa autostima, fiducia e quindi anche questo classifica e morale. Quindi andiamo un po', iniziamo dall'eccellenza, caro Marco. Mi piace autostima comunque. Esatto, sappiamo cos'è. Concessionario. Esatto, nel concessionario. Veneto, che ha contato più vendite negli ultimi tre mesi. Autostima, quindi saluto. Mi piace. Anche l'amico Silvano. Allora, eccellenza. Sì. Eccellenza, San Giorgio Senico, avevo messo San Giorgio Senico Calminoale, due partite, cioè due squadre che le prime partite avevano vinto alla grande, quindi tre punti. Già un piccolo scontro diretto, e come tutti gli scontri diretti il numero preferito è 90, caro Francesco, la paura, e quindi invece di 1x2 finisce con il classico x1-1. Attenzione in eccellenza, derby delicatissimo, derbissimo, che ricorda altri tempi, quello tra Luparese e Tombolo Vigontina San Paolo, con la Luparese protagonista, matricola, che già la prima partita, cioè punti, in Tombolo doveva chiedere un po' il riscatto, una squadra ben attrezzata, la fusione, tante belle cose, nuovi personaggi entrati, quindi per far bene, quindi si aspettava un po' la reazione del Tombolo. Squadre favorite proprio per la loro caratura. Il Tombolo soccombe, vince e continua la corsa la Luparese per 2-0. Promozione, partita che avevo messo così da seguire, Robeganese, Fulgo Salzano, Azzurra 2 Carrare. Attenzione la Robeganese, perché sarà sicuramente il protagonista del girone in promozione. E attenzione l'Azzurra 2 Carrare, che sotto sotto il 4-4, come si usa dire, alla fin fine la troveremo nella parte sinistra della classifica, con ambizioni anche di play-off. Tre punti iniziali per la Giulia 2 Canale, oggi un bel punto, 1-1, quindi la Giulia 2 Canale con 4 punti su 6 si mantiene sempre tra le favorite. Ricordo in questo girone le altre due, Vigo Limenese e Spinea. Badia Polesine e Castelvalnomasi, derbissimo della bassa padovana, addirittura tutte e due con 3 punti, con il presidente Ottoboni Castelvalnomasi, che sta facendo acquisti alla grande tra i professionisti, vuole rifarsi e vuole puntare proprio al salto di categoria, eccellenza diretta. Derby tra due squadre che hanno iniziato con il piede giusto, soprattutto il Castelvalnomasi, che con 4-0 continua la sua corsa a punteggio pieno. A te, grandissimo Marco, Piero, sempre molto preciso e puntuale. Torno a Francesco, perché ovviamente ecco qua, bentornati Aldo da Padova. Aldo, giustamente ci siamo bentornati, forse la puntata precedente non eravamo abbiamo parlato, grazie Aldo, forse Aldo è anche un messaggio che ci lancia, che siamo tornati alla normalità. Grazie Aldo, salutiamo Aldo, che è il primo che ci ha mandato il messaggio in questa, andiamo in ordine alfabetico. Esatto, Aldo, adesso c'era Beppi. Sì, un nome con la B. Passo la parola a Francesco, perché ovviamente ci sono anche delle note positive nel calcio veneto. Posso fare anch'io dopo una domanda a Francesco? Ma sicuramente. Vai pure Marco. Sponda Cittadella, Francesco, so che ovviamente soprattutto dal Padova, perché come da gentile richiesta, ma segui il Padova. Cittadella invece ha un'altra realtà. Certo, no? Sì, ha un'altra marcia. Cambiano ogni anno interpreti, ma il risultato non cambia, perché sono a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite. Capita Iori, che non so, passano gli anni e ringiovanisce, invecchia sempre meglio, diciamo. E come Giampiero può ben testimoniare, visto che è sempre ospite, infatti, fisso al Tombolato, esprimono un calcio assolutamente di categoria. Agostino, vuoi esporre la domanda? Volevo chiedere a Francesco, che giustamente, come hai detto tu, è il nostro esperto, il nostro inviato per Caffè TV 24. Ecco, c'è qualche reparto che, almeno questa prima parte di campionato, non ti soddisfa pienamente sul Padova? Io ritorno sul Padova. Certo. Beh, diciamo che magari
questo momento l'attacco ha ancora le polveri bagnate, visto che nessuno degli avanti ha timbrato il cartellino, come si dice, e quindi per ora, diciamo, dobbiamo aspettare i gol degli attaccanti, dei giovani attaccanti, perché che non arrivano. E aspetteremo, almeno oggi non sono arrivati, con fiducia, esatto, oggi no, però. Mi pare, hai detto prima che abbiamo fatto due parole così, che c'è stato un paio di tiri in porta. Sì, solo due punizioni, sì, solo pericolose, quindi oggi è stato un po' sottotono il reparto avanzato del Padova. Tra l'altro Salerno mi ricorda, forse più a Piero e Agostino, è un grande Di Bartolomei, che purtroppo ha concluso la vita in maniera tragica in quella Agostino di Salerno. Agostino Bartolomei, per cui quando si parla di Salerno sono andato un po' indietro con i ricordi, perché mi ricordo benissimo, era il 94. Ma leggiamo qualche bene. SMS. Ecco qua, mi fa piacere che abbiano ascoltato. Un saluto a voi tutti, e in particolare al signor Giampiero Piccoli, per la sua sempre professionale disponibilità. Gianluca Moro, presidente della Associazione Cervarese. Grazie, no, grazie. Un saluto a tutti i presenti e telespettatori, da Silvio, da Borgoricco. Piero, ti vedo in forma. Grazie. Molto in forma. Devi vederlo ancora prima la trasmissione, com'era? Era ancora più in forma. Poi, ieri sera, non ti dico. Ieri sera ancora meglio. Un saluto da Max, Tamara e Alex, a tutti presente in trasmissione. Ci salutiamo caramente. Poi bentornati da Alberto Riccardo Colina. Grande, grande. Ringraziamo. Noi ovviamente ci fa solo piacere, i messaggi ci fanno piacere. Io direi di chiamare in causa Davide, andiamo con la prima rubrica, a questo punto entriamo subito nel vivo con la prima rubrica. Offerta bene, come sempre da Gar Sport. Andiamo con Gar Sport. Allora il nostro, lo dico anche a Francesco, sì, è il nostro ascensore sportivo, chi sale e chi scende. Attenzione amici sportivi, allora chi sale? Oggi il Borgoricco, pronto riscatto alla sconfitta della prima di campionato nel derby padovano, cala il poker 4-1 sul Forte Pozzolovo. Chi sale? La Villa Franchese, partenza sprint della matricola in due partite, 6 punti, 5 gol fatti, 0 subiti. Bestia nera per le veneziane, perché la prima ha battuto in Città di Mira e oggi il Pro Venezia. Chi scende? Scende il Codevigo, registra la seconda sconfitta di misura contro due favorite dopo lo Scandovari di domenica scorsa, che è in vantaggio addirittura per 2-0, poi ha perso 3-2. Oggi passa la Solesinese. Chi scende? Il Pernumia paga lo scotto del salto di categoria. Due partite, 0 punti. 6 gol subiti, 0 fatti. Certamente da rivedere qualcosa nella formazione. Anche perché, Piero, giustamente dicevi, non è tempo di bilanci, però già le prime due partite con questi numeri. La legge dei numeri è tutto, sì, è come la statistica, è tutto nello stesso tempo. No, ma sai Piero, una squadra, mi permetto di dire, una squadra perde la prima partita, la seconda pareggia è già diverso, perché hai un minimo di ossigeno, capito? È fondamentale, oggi era fondamentale. Cioè non è un punto casuale, no, la seconda partita, no? Mi insegni tu, non è un punto, è un punto che può far ripartire. È fondamentale la seconda. Però sì, però ci vuole fiducia. Agostino, volevi dire qualcosa su una delle due squadre? Ma io volevo solamente dire che dispiace per il Codevigo, che ieri sera siamo stati ospiti in occasione della presentazione della società sportiva, questa bella realtà che è Codevigo. Ieri sera ci siamo trovati precisamente a Rosara, una frazione di Codevigo. Ecco, è stata una bella serata. Diciamo che domenica prossima manderemo delle immagini, abbiamo delle foto, delle immagini, alcune interviste. Sarà nostra cura dare ampio spazio domenica prossima e speriamo con le nostre immagini di portare bene anche agli amici di Codevigo e al suo presidentissimo Adriano Viale, ma a tutto lo staff, veramente una bella società. Però, presente il delegato provinciale vero, e anche confermo, il vicepresidente nazionale, confermo per il settore giovanile. E dopo però ricordo che ha incontrato Scandovari, esatto, e Solesinese. Scandovari l'anno scorso è lì, playoff, attenzione, e la Solesinese ne è retrocessa. Ha giocato bene con lo Scandovari, vinceva addirittura 2-0, impegno, e con la Solesinese ha perso. Quindi arriveranno anche squadre più abbordabili, o il Codevigo farà cura
delle due sconfitte. Facciamo un bocca al lupo anche al Pernumia, ovviamente, anche queste due squadre. Ovviamente squadre padovane, diciamo, sì, no, insomma, però insomma già domenica bisogna reagire alla grande. Torno con Francesco, che è conoscitore della Serie B, segue il Padova. Hai una griglia di squadre che possono... Domanda con la sfera di cristallo, ecco, al di là, è spinosa, domanda... Subito, Giampiero, io ho la griglia, spinosa, e io diciamo... la macchetta magica. Magica, la signora Francesco, è presto per dirlo, però insomma si può abbozzare qualcosa. Sì, è presto, però credo che le squadre che sono retrocesse da là hanno qualcosa in più, vedi Benevento, vedi anche il Verona che oggi ha vinto 4-1, insomma... anche se magari hanno solo bisogno di qualche settimana di tempo per aggiustare i meccanismi. E poi c'è il Cittadella, perché è indubbio che se parte a razzo così ogni anno, insomma, può dire la sua fino alla fine. Anche perché leggevo statisticamente, adesso le statistiche che a Piero piacciono tanto, si è abbassata la quota per la promozione, dicono, esatto. Allora hanno detto che il Cittadella con questi punti ha incamerato circa un ottavo, un settimo dell'ipotetica. Allora mi sono messo da un po' a ridere, perché praticamente 6 punti, la quota è a 40 della salvezza, scusa, è a 42, allora già un settimo incamerato, tutti questi punti. Ma le società, i direttori sportivi, 7 per 6, 42, quindi un settimo di punti è incamerato per la salvezza automatica. Dimmi. No, fanno questi numeri i direttori sportivi, allenatori, li fanno e li devono fare. Ma mi è piaciuta proprio la sottolineatura, cioè no, allora un settimo dei punti recuperati per... Ma hai già fatto venire il mal di testa, Marco. Anche ha avuto un mal di testa, Allora guarda, devo mandare dei saluti. Prego. Ne ho più di qualcuno. Allora, cominciamo con un saluto a Ornella e Rino, il padrino, ancora impegnati nei boschi dell'Altopiano e del Trentino. Occhio, mi raccomando, che... tra poco scade il permesso. A proposito di numeri, sempre per loro, 45, 84, 26, 51 e 78. I numeri dell'otto, Agostino, non sei niente, ma come prendete allora, ripeto, 45, 84, 26, 51, 78, sono i numeri dell'otto che si riferisce a Giampiero, ma sono le catture che sono uscite nella ruota di Vicenza, Trento e Bolzano. Chi ha orecchie da intendere, intenda. E chi non ha la tenda, va via col camper. Se sti signori qua dovessero essere all'ascolto, possono anche mandare un SMS che vediamo in sovraimpressione. Eccolo qua. Allora, Alberto Cesari da Riccardo. Perfetto. Bene. Allora, torno a te, Giampiero. Vuoi che passiamo con la seconda rubrica? Vuoi qualcosa da aggiungere? Anch'io un messaggio, però purtroppo è un lutto. È un lutto alla pompa dello sportivo. È mancata la mamma di Tony Guigolò, mister nonché associato Ajax, e le sentite condoglianze da parte dello di studio, tutta la nostra associazione sportiva di Caffè TV 24. Ciao Tony e un saluto alla mamma. Direi, Piero, che possiamo passare alla nostra seconda rubrica, perché siamo in leggero ritardo, quindi chiamo ancora Davide in causa, a te il commento della seconda rubrica della serata. Impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio. Servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova. Abilitato il trasferimento salme da abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione. Reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio. A Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Azzara. Bene, salutiamo anche l'amico Loris, come diciamo Agostino, andate a trovare i nostri più tardi possibile. Allora, anche oggi l'imbarazzo della scelta, però questa volta al nuovo San Pietro, la squadra di mister Franco Cenilli. Va in quella bassa padovana, perde 5-0, ancora una domenica no per il nuovo San Pietro. La prima categoria è decisamente in salita per la veneziana, ancora a quota zero, e la bassa, che oggi è alta, padovana, infierisce e passa.
A te. Piero, pensavo che mi domandassi cosa ho fatto oggi, no? Io sai che sono inviato, io, di cosa sono inviato io? Del... Allora, della Piero ti chiede cosa hai fatto oggi, della io ti chiederò cosa hai fatto ieri sera. Perfetto, allora partiamo da cosa... Io sono della Riviera. Però oggi, purtroppo, devo andare a vedere la Crudiense. Purtroppo. Purtroppo. Arrivo là, vedo che la Crudiense gioca fuori casa, se no ti spiaggia. Dai, è stato un errore calcolato, vale, no? E chiedo scusa agli amici della Riviera perché oggi non ho presenziato la partita. È un po' come, come San Piero, eh? Esatto. Lui va a vedere la Salernitana. Sono arrivato davanti a, Ballarì. La stadio... Scala, Ravello. Esatto. Scusa, Agostino, sono andato davanti a Ballarini. Ballarini era vuoto. Cosa fai? Giri la macchina e vai... in spiaggia, bellissima giornata fra l'altro, e anche mare molto pulito, ci tengo a precisarlo per chi volesse andare in quei di sottomarina. Ti vedo abbronzato. Sì, infatti ero corso anche per strada. Una domanda, no, ritorno ancora a Francesco, che dovevamo un po', diciamo, una fonte di molte notizie. Piero, Agostino ti ha mandato prima il reparto, io mi permetto di domandarti, sono due giornate, però già Piero ha detto che è tempo di bilancio, qual è il giocatore, se si può dire, che del calcio Padova che ti ha impressionato di più? Beh, per adesso diciamo che sono quelli giovani, quelli che hanno impressionato di più, perché magari non ti aspetti che riescano già a rendere a quel livello. Penso a Clemenza, che è arrivato dalla Juve gli ultimi giorni di mercato e che comunque ha dei colpi importanti e hanno il loro peso all'interno di una partita di 90 minuti. E oppure Ravanelli, che già l'anno scorso aveva dimostrato un'ottima solidità e quest'anno si è scoperto anche Bomber. Che tengo a precisare, non ha niente a che vedere con Fabrizio Bianca, non ha niente a che vedere. No, è stato oggetto di parecchi di... giornalisti, esatto. Hanno commesso questo errore. Perché è omonimo di suo figlio. Bravissimo, infatti pure. Leggevo che e questo ha creato non pochi problemi, insomma. Però, sì. Quindi Ravanelli e Clemenza. E oggi, se ti posso domandare oggi, che è stato quello che si è un po', diciamo, elevato, anche perché insomma... Parliamo della seconda partita, comunque, sempre Clemenza, diciamo. Oggi. Sì, oggi, anche se ha avuto difficoltà, perché magari non aveva chissà quanti compagni con cui dialogare. Esatto, sì. Ha predicato un po' nel deserto, va bene, ma comunque ci sta, insomma, il Padova ha tutto il tempo per recuperare. Agostino, ma tu hai ancora una sfida di saluti. Beh, prima sì. Sicuramente avrai qualche altra domanda per Giampiero. Un caro saluto a Mario di Piove di Sacco, che è di ritorno proprio questi giorni da San Teodoro in Sardegna. Beato lui. Non solo Giampiero va in ferie, anche Mario. Anche Mario. Mario Trincanato, eccolo qua che vediamo, uno dei nostri sponsor. Trincanato Mario. Eccolo qua. Ancora tante salute a tutto lo studio. Oggi grande vittoria del Borgoricco. Bortolato, grande Bortolato. Il segretario non manca mai. Borgoricco. Ciao segretario. Piero, io torno a te perché siamo le 19:30. Siamo puntualissimi con la terza rubrica. Eccola qua, Davide ormai lavora, Davide, il grandissimo Davide e anche Harry, che oggi ha festeggiato per la Luparense. E ricordiamo ci offre da bere stasera, Harry. E ricordiamo che anche in questa rubrica di Top 14 è sempre offerta da Gar Sport. Attenzione ai nostri Top 14. Allora, numero 1 Zanotto del San Marco Ponte di Brenta. Numero 2 Pavan Amatori Ponso. Numero 3 Belan del Codevigo. Numero 4 Bortolotto del Castelvallo Masi. Numero 5 Manfrin del Virtus Sangredo Savio. Numero 6 Gardellin Due Monti Avano. Numero 7 Vertuani del Badia Polesine. Numero 8 Vano Nuovo Loreggia. Numero 9 Cappella Borgorico Tripletta. Numero 10 Giudizio San Michele 2009. Numero 11 Zecchinato dell'Azzurra Due Carane. Allenatore di questa ipotetica formazione il signor Roberto Maran, società Montegrotto Terme. Arbitro di questa ipotetica formazione il signor Trevellin della sezione AIA di Castelfranco Veneto, Treviso, oggi arbitrato in seconda categoria la partita San Marco Ponte di Brenta Due Monti Avano, con il risultato di 0-0. Pubblico, il pubblico oggi del AIA, della partita Virtus AIA Ponte San Nicolò Poverana. Complimenti al pubblico, corretto e attifato. Ma la domenica Giampiero, non so se tu sei al corrente, ad AIA c'è sempre tanto pubblico, c'è il mercato domenicale, sono migliaia di persone.
No, mi ha introdotto il girone. Non mi ha detto sì. Queste sono le battute di Marco Russi. Ah, va bene. Vabbè, comunque. Agna, paese dove? Scemagna. Dai. Promossa. No, volevo precisare che Agna nel girone L, non ho detto il risultato, la Riviera ha pareggiato oggi 1-1 a Ponte San Nicolò col Colombo. Ah, perfetto. Una bene, squadra, bene, una squadra Colombo, una squadra da esplorare. Esplorare. Dovremmo, no, abbiamo finito, abbiamo niente da dire, possiamo andare in pubblicità, Piero, direi di sì. Ma sì, sì, sì. Siamo pronti, okay, con la andiamo pubblicità. In pubblicità perché sono le 19:30, per cui chiamo la pubblicità. Vai Davide. Stabilimento termale Columbus ad Abano Terme, un'oasi di pace e relax vicino alla città. Alle piscine termali trovate il vostro benessere fisico, vasche idromassaggio di acqua termale e cascate d'acqua. Columbus Thermal Pool, lo stabilimento con acqua termale al 100% per concedervi una pausa per il vostro benessere in acqua termale. Nel complesso termale vi aspetta anche il centro benessere Columbus Fitness Club, un'oasi di pace nel cuore di Abano Terme. Per scoprire bellezza e armonia del corpo. Vuoi il tuo evento in TV o via web? Solo su Caffè TV 24, speciale grandi eventi. Chiama ora lo 049 80 86 771 oppure il 347 166 43 47. Con speciale grandi eventi seguiremo con le nostre telecamere la tua gara, le premiazioni, feste, incontri, convegni e manifestazioni di ogni tipo. Speciale grandi eventi è cultura, sport, spettacolo, impresa diretta o registrata su Caffè TV 24. Con speciale grandi eventi noi ti seguiamo ovunque. Chiama per avere più informazioni allo 049 80 86 771 oppure al 347 166 43 47. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana in via Valmarana 20 con telefono 049 62 52 78 oppure a Padova in zona Arcella in via Bonazza numero 75 con telefono 049 60 41 70 www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Promi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Promi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Promi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Promi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tirature illimitate. Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051.
questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni del gruppo Unipol SAI possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo, la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia d'interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Bentornati in studio, 8-20 oppure 19-40. Agostino, hai qualcosa da dire come al solito? Niente di particolare, ricordiamo ai nostri telespettatori che siamo presenti in ben 8 regioni tutto il nord Italia. Io dico sempre andiamo giù Emilia Romagna e andiamo fino alle Marche dalla zia dell'amico Giampiero. In streaming andiamo in tutto il mondo. E dopodiché abbiamo 2 profili Facebook, un pieno di calcio e 24 sport, Agostino e Piero, e i nostri ringraziamenti come sempre vanno principalmente a chi ci segue da casa con tanta passione, con tanto interesse da molti anni, e un po' agli sponsor, agli inviati, tecnici esterni ed interni, e non dimentichiamo mai il nostro editore Massimo Righetto, Massimo aiuto regista, il nostro regista Davide e il nostro assistente di studio Harry. Vai pure Marco. Ecco, proprio mi dai la palla perché abbiamo ancora i messaggi. Un in bocca al lupo per la trasmissione, un caro saluto a tutti gli amici rossoneri, Domenico. Domenico, salutiamo anche noi. Grazie Domenico, tifoso del Milan di Vicenza. Domenicone di Altavilla. Ecco, e poi dopo un altro sì, SMS. Vabbè, ho scritto un grande abbraccio, ma l'abbraccio si è aperto. Ecco, un grande abbraccio ai conduttori ospiti per Agostino. Ricordi che si cena alle ore 20. No. Baci Rino e Ornella. Rino si cena alle ore 20. Non facciamo a tempo ad arrivare. È meglio così. No, è meglio così perché se arriviamo lì, io Giampiero e Marco. Ornella e Rino, chiudete la cucina. Abbiamo aspettami, Rino, aspettami, io arrivo. Sì, anch'io arrivo. Piero, hai il secondo punto della. Sì, dopo abbiamo tante immagini. Dopo poi anche un saluto. Allora, come secondo punto, continuiamo con la prima categoria. Abbiamo già parlato ormai del Codevigo e Solesinese. Il Solesinese ha vinto 1-0. Partita altra che avevo messo un po' da seguire era Cartura. Loreo, 2 squadre, una neopromossa in prima in Cartura e il Loreo sceso dalla promozione. Tutte e due con la prima partita, un punto, frutto di un pareggio. Quindi
bisognava capire un po' le forze in campo. Risultato, vince il Loreo 3-1, agevolato diciamo fortunato, è andato in rete dopo il primo minuto di gioco, quindi 1-0. Si è riconfermato in 2-0 dopo 15 minuti e dopo circa 20 minuti in cattura è rimasto in 10. Non c'è stata più storia e Loreo finisce 3-1. Continuiamo con la seconda categoria. Cervarese quinto Vicentino. Ecco qua quello che dicevo prima. Due squadre con la prima partita 0 punti. Fondamentale la seconda. E la seconda, forse anche qua, il numero 90, la paura, ha fatto sì che il risultato finisce 1-1. Non c'è stato nessun riscatto delle due società, però un punto che fa classifica e morale per domenica prossima. Sacra Famiglia Sant'Agostino, 3 punti tutte e due le squadre. Bene o male si dovevano confermare. Sacra Famiglia qualcosa in più. Vince 1-0. 6 punti in 2 partite, punteggio fino per il Sacra Famiglia. Concludiamo con l'Atletico Arzengrande Vallonga e il San Michele. Anche qua l'Arzengrande veniva da un pareggio, il San Michele da una vittoria. Pareggio che è finito 1-1, quindi sicuramente un punteggio a favore del San Michele che giocava fuori casa, quindi 4 punti su 6, non male. Ma anche l'Arzengrande 2 punti, quindi nessuna sconfitta ed è un buon auspicio per il futuro. Piero, prendo spunto da questa partita, perché l'abbiamo ricordato anche ieri sera, anche nella trasmissione precedente, le due squadre nelle quali ha militato Zinato Enrico, detto Zino, certo, al quale è mancato in luglio in centro stradale, certo, i saluti familiari di Zinato Enrico, detto anche Zino, Zino. In qualche maniera il mister Gravina lo conosceva molto bene perché l'ha allenato per parecchi anni. Agostino, hai qualcosa da dire oppure mandiamo già le prime immagini? Abbiamo avuto ospite in trasmissione, bravissimo. Michele, direi di andare con le immagini, sì, perché ne abbiamo parecchie. Domenica scorsa abbiamo tralasciato qualche immagine. Domando a Davide di mandare le prime immagini che andremo a commentare la... Beh, queste sono delle foto che riguardano sicuramente la maratonina che si è svolta domenica scorsa a Mestre. A Mestre c'è stata questa giornata di festa, di solidarietà, dove si è corso attraverso i luoghi più belli della città. È un salutare passatempo che di solidarietà prima di tutto, visto che i proventi delle iscrizioni sono stati devoluti alle associazioni che operano nel sociale, AVAPO, l'Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici. Più di 1600 partecipanti iscritti, sì, che hanno preso parte ai nastri di partenza. Due percorsi, il primo di 6,5 km verso il Parco Albanese e l'altro di 13,5 km verso il Bosco dell'Oselino. Una corsa non competitiva anche di 21 km che caratterizzava il cronometraggio dei concorrenti partecipanti. Una maratonina attraverso le contrade di Carpenedo, il Parco San Giuliano, il quartiere Altobello, via Torino e Rione di via Piave, che sicuramente Piero conosce quella zona lì, certo, via Piave. Via Piave, l'ex sede del Comitato Regionale Veneto. Volevo dire anche questa piazza, molto bella, sia la partenza che l'arrivo, sia dice, ricordo che l'anno scorso in questa piazza abbiamo fatto come Federazione Italiana Gioco Calcio un incontro tra tutte le società del settore giovanile e con la presenza anche del coordinatore Walter Benin, è stata una giornata molto molto bella. Io mi limito solamente a ricordare magari i vincitori che ho appunto... I primi vincitori assoluti della maratonia di Mestre sono stati Anna Busetto con il tempo di 1 ora 26 minuti 18 secondi e Stefano Genda con il tempo di 1 minuto 12 secondi, 1 ora e 12 minuti e 56 secondi. Dunque della mezza, ovviamente. Bei risultati, che insomma, sì. È vero o no? Tu sì, non eri presente, mi pare, Marco. Guarda, io ti posso dire con un pizzico d'orgoglio. Sì. Io avresti ho una mole notevole, però chi mi conosce sa che io 8 anni fa ho fatto una mezza maratona. Mezza? Ne ho fatte due, sì. Mezza una maratonina solo. Fatta di Padova con un tempo di 2 ore e 20.
e spero di tornare. 2:20 la mezza maratonina. La mezza, quello è il tempo perché per la gente che. Però posso devi dire che. Devi più chiaro, però devi dirlo a tutti. Io parlo perché ho testimoni. Però è una bellissima esperienza perché certo. La corsa fa molto bene. E arrivare a correre per le vie di Padova è stato fantastico. Io ho fatto il percorso vecchio da Campo San Piero a Padova, bellissimo, vorrei tornare. Francesco, non ti lascio riposare, perché questo è Schegge di Sport, è un programma di dilettanti. C'è una squadra nel Padovano, nel tuo cuore, dei dilettanti, diciamo, una squadra che segui per simpatia, nella quale hai militato, oppure no? Io principalmente ho militato nel San Lorenzo, ma è una piccola parrocchia. Quindi una cella di quindi non, esatto, chi ci esatto, segue da fuori. Il campetto piccolo che aveva un treno fuori. Sì, che è ancora il vagone del treno fuori. Insomma, una bella... Io ho militato nel Mortise, qualche derby c'è stato, quindi San Lorenzo da Brindisi, un campo bello in mezzo alle case, uno spaccato di calcio dilettantistico. Prima di passare ad altre immagini, Piero, hai ancora qualcosa da dire? Ho due saluti. Due saluti perché finalmente ci vede Anna Maria. Ciao Anna. Successo che non ci vedeva prima? No, probabilmente non si ricordava più un canale dove eravamo andati, gli orari, sai com'è. Comunque, ciao Anna. Poi ho un bel saluto anche perché Fiocco Rosa in località Cogno è nata Bianca, che non è come pensate voi Biancaneve. No. È nata Bianca. Complimenti ai genitori Davide e Angelica e ai nonni, che oltre a essere nonni, sono anche bisnonni. Benissimo, bella località, cosa. Bella non cosa. Scherza, eh. Piero, prima di passare la palla a te, che dopo andrai con qualche altra immagine, volevo ricordare anche la nostra programmazione che più tardi, per i nottamboli, a mezzanotte circa, andrà in onda la replica di questa puntata. Vai pure Marco. A mezzanotte e mezzo, poi anche dopo due giorni visibile su internet con la hai fatto bene a ricordarlo YouTube, il nostro Davide sarà premuroso. Bravissimo. Abbiamo delle altre immagini e chiedo a Davide di mandarli in onda, così andiamo anche è un'intervista praticamente in quel di Loreggia. Allora, presidente Barrichello, nuova società Virtus Agrino. Presidente, com'è nata questa idea e chi l'ha avuta? L'idea l'abbiamo avuta assieme. Assieme a Basso, che abbiamo qua vicino. Assieme a Basso, assieme a Marco Zanchin, che abbiamo qua. Ci siamo trovati e abbiamo visto la necessità di crescere. Abbiamo avuto la fortuna di trovarci con le stesse idee e siamo partiti con questa fusione. Penso sia la cosa giusta e porterà dei frutti. Anche perché l'unione fa la forza. Qual è stata la difficoltà più grossa che avete incontrato per fare questa fusione? Ma la difficoltà più grossa è stata il nome, perché alla fine mettere insieme i nomi non è mai facile. Però dopo alla fine è stata superata. Avete trovato un accordo. Quindi andiamo da Zanchin, ex presidente qua, ha vinto Sagredo, quindi ha passato il timone, contento di questa fusione dei personaggi che ci sono adesso. Piena fiducia, era ciò che si voleva fare e quindi sono contento di essere ancora a bordo e dare una mano a Basso e a Barrichello a portare avanti questo bel progetto, bello grande, che riguarda i nostri comuni. Abbiamo anche il vicepresidente nazionale Florio Zanon, che può dare anche la sua opinione su questa fusione. Ricordiamo 350-400 tesserati nel settore giovanile. Un'opinione, intanto la facciamo partire questa società. Io, come Federazione Italiana Gioco Calcio della Lega Nazionale Dilettanti, posso dire che abbiamo perso una società, quindi tutto sommato non è che sia molto positivo, però vista e conosciuto le due società, credo che abbiano fatto un passo importante, al di là di tutti gli scherzi e le parole dette in più magari in questo momento anche da parte mia, e io credo che è una bella cosa mettere insieme le forze e raggiungere degli obiettivi importanti a favore dei giovani di queste due comunità. Quindi allora, Presidente Barrichello,
Allora, l'inizio è stato buono. Sì. Quindi poi vediamo anche in seguito. Sì, sì. Risultati? Sicuramente faremo bene. Cosa ci aspettiamo? L'obiettivo sicuramente i playoff per la prima squadra e poi le salvezze per i regionali, sicuramente. Bene, allora grazie a voi, buon gioco a tutti, in bocca al lupo per la prossima stagione che va ad iniziare, forza! E Virtus Sagredo Salio, avanti tutta! Perfetto, grazie a tutti! Presso la sede di Loreggio. Giampiero! Ecco qua, Giampiero. Queste sono le immagini della presentazione proprio della nuova società Virtus Sagredo Salio, attenzione! Ed è importante la presentazione dei ragazzini, tutte le squadre hanno iniziato dai piccoli amici, dai pulcini, esordienti, hanno presentato tutti gli allenatori, è stata una bella fusione, qua ricordo siamo a Villa, aspetta che a me Agostino sai che viene bene, certo. A Villa Wallenborg, attenzione, bella location. Ritorniamo alla location. Sì. In zona Loreggia, sì. Molto bella, non c'ero, sono sincero, non c'ero mai stato, mai entrato, molto bella, siamo proprio all'interno del parco, un parco ampio, per arrivare nello spiazzo, ecco qua la consegna al presidente Barichello del San Domenico, del Virtus Sagredo Salio, attenzione, Barichello era ex presidente del San Domenico Salio. Una bella presentazione. Beh, Giampiero, con tutte queste fusioni si fa anche presto a sbagliare qualche nome, esatto, perché effettivamente esatto. Poi è una zona anche dove le squadre proliferano perché sono veramente, veramente tante. Agostino, tu qualcosa da dire? No, passo a... qualche saluto, però... Sì. No, Giampiero, hai qualche saluto? Ma no, io non più che un saluto. Ho un'assemblea della Federazione Italiana... Del condominio... Condominio. Pensavo all'assemblea di condominio. No, non ancora, quella condominio, l'ho già fatta. Condominio, scusa, Scala? No, a Scala no. Condominio Scala A o Scala B? A Scala. A Scala, ma che Scala è? Attento, no, attenzione. Anche il risultato del campionato di bocce a coppie. Non interessa a nessuno, però diciamo. No, ci stanno seguendo. Perché anche. C'è un perché, vero Giampiero? C'è un perché. Vai. Allora, no, vorrei segnalare che è stata scritta nel comunicato, sia regionale che nel mio comunicato. Possiamo fare arrabbiare Piero? Leggere i comunicati, perché purtroppo vengono letti poco e male. Allora, sabato 22 settembre. Quindi sabato prossimo alle 9:30, prima convocazione, assemblea straordinaria elettiva presso il centro congressi Alta Forum di Campodassero, dentro all'interno della ex, per capirsi, Banca Alta Padovana, Banca Padovana. Possiamo dirlo, tanto oramai altre fusioni. Sì, altre fusioni, eccetera. Mi fa ritornare un po' al passato, però, non devi dire queste cose esatto, qua. Esatto, per capire, è nel centro congressi Alta Padovana. Dovresti sì passare al passato, quello di Verdura. Soprattutto. Però adesso io parliamo di banca, sono orgoglioso di essere con Banca Patavina. Bene, bene. Hola. Sì, Patavina, non Vicentina, esatto. Attenzione. Patavina. Perché è di Padova. Banca Patavina. Allora, l'assemblea straordinaria è molto importante. Attenzione, seguitemi per 30 secondi, perché verrà in questa assemblea verrà la designazione di un candidato alla carica di consigliere federale sulla base dell'area territoriale di appartenenza e poi la designazione di due candidati alla carica di consigliere federale nazionale. Quindi il cartaceo per il voto e deleghe sono già arrivate alle società. E l'importanza della presenza in questa assemblea di sabato, ripeto, 22 settembre, la partecipazione comporterà 10 punti in caso di domanda per eventuale ripescaggio. È uno dei punti importanti perché quando le società faranno domanda di ripescaggio, magari viene scelta una anziché un'altra, si lamentano, però questi 10 punti possono fare la differenza. E al termine dell'assemblea alle società presenti verranno consegnati due palloni da gara.
Quindi tecnicamente, scusami, tanto per dire alle persone che sono a casa, ci si registra ovviamente. La presenza è registrata, viene assolutamente registrata. Perché domani a votare. Oh, ok, quindi automaticamente dà diritto a 10 punti. Io direi ancora di continuare con le immagini, cosa dice Agostino? Diciamo la nostra scaletta viene rispettata. Penso che si va proprio parlando di passato di verdure. E andiamo a vedere le prossime immagini. Vediamo. Momolo, sindaco del comune di Battaglia Terme. Allora, sindaco, primo anno che si svolge a Battaglia questa Champions League della solidarietà. Come è stata presa? Come sei stato avvertito e come sta andando? Battaglia è un piccolo comune dal cuore grande. La solidarietà direi che è nel DNA dei cittadini di Battaglia Terme. Sono tantissime le associazioni. Come sono stato contattato, è facile a dirlo, da mio fratello. Perché mio fratello è della nazionale, fondatore della nazionale italiana calcio cuochi. E loro sono uniti dalla passione per il calcio, ma il pretesto è il calcio. La volontà invece è fare del bene, di fare delle opere che siano utili a persone che soffrono, ai ragazzi soprattutto. Interessantissima la loro esperienza, che è recente, con tipo clown therapy nei reparti delle pediatrie, degli ospedali, e quindi queste sono tutte occasioni ottime che un'amministrazione non deve farsi sfuggire. Sono contentissimo, sono fiero, orgoglioso di ospitare questa meeting della questa Champions League dell'amicizia, e spero che questo diventi un appuntamento del calendario di ogni anno. Quindi una bella visibilità anche per i comuni di Battaglia. Sicuramente queste sono occasioni d'oro, perché sono occasioni che uniscono, fanno fare solidarietà e fanno diventare comunità. Bene, sindaco, allora tanti auguri e speriamo di rivederci ancora qua a Battaglia per la Champions League della solidarietà. Bene, grazie sindaco. Grazie a lei. Fabio Momolo. Bene, allora spieghi un po' i nostri sportivi in ascolto. Che cos'è, che scopo ha la Champions League della solidarietà? La Champions League della solidarietà sono sei tappe che abbiamo deciso di fare in tutta Italia da parte di queste squadre, che sono tutte squadre amatoriali, però sono squadre nazionali, e tipo la nostra, che è la squadra nazionale dei cuochi, dove cerchiamo di raccogliere dei fondi per uno scopo finale, che è quello della costruzione di una cittadella a Torino per ragazzi disabili. E questo ci ha portato in giro un po' per tutta Italia. Abbiamo iniziato in aprile a Comiso, poi siamo passati a Castellaneta, siamo andati a Follonica, a Rho, adesso siamo a Battaglia Terme per questo weekend. E l'ultima tappa il mese prossimo sarà a Torino, proprio dove ci sarà la cittadella per questi ragazzi. Ma come è nata e quando questa idea, questo progetto? Questa idea è nata quest'anno da parte di Moreno Bucianti, che è il responsabile della Seleção dei Preti, e ci ha convocato dopo che ci siamo conosciuti a Desio in un'occasione benefica. E ci ha convocati tutti a Milano, dove ha presentato questo progetto, come l'abbiamo detto. E nel mese di febbraio è nato tutto quanto questo. Bene, grazie Momolo e un in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille a tutti quanti. Grazie di essere qui. Comincio subito a dirvi che immagini, abbiamo sentito le due interviste, ricordiamo che qui ci troviamo all'Hotel Mille Pini di Montegotto, dentro la piscina Y40, è la quinta tappa della Champions League della solidarietà, che abbiamo sentito le interviste dei due fratelli Momolo sindaco e Momolo della Nazionale Fuochi. C'era anche la Nazionale dei Neri per scelta, e ricordiamo, è stata una bella un bel weekend, fine settimana, con la Nazionale Italiana dell'Amicizia, Nazionale Agenti Immobiliari,
e poi anche delle categorie di esordienti, assente e amatori. Una bella, un bel weekend. Anche la Nazionale Calcio Clown Terapia, che sono i ragazzi bravi che vanno, sono qui clown che vanno in... Certo, ma volevo, anche per i nostri amici che ci seguono da casa, Neri per scelta, esatto, sanno di chi stiamo parlando. Neri per scelta è la Nazionale dei Sacerdoti. Dei hai preti. Fatto bene, è giusto, hai fatto bene, è giusto, no, precisare. Perché, sì, perché non andiamo a toccare anche punti dopo, esatto. Ma invece hai detto piscina Y40. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa gli hanno dato, i vari costruttori gli hanno dato YX, eccetera. Questo non so chi sia, questo chi è? Però scusa Giampiero, sì, questo è, hai visto? Hai visto, no, Francesco, ma non portiere? Ecco, io vedo, però hai sbagliato ad allacciare il grembiule, o meglio conosciuto traversa, dalle nostre parti. No, io volevo allacciarlo dietro, no, mi hanno detto che dietro lasciano le donne, le cuoche, i cuochi al collo, davanti. Davanti, vedi? Però abbiamo imparato una cosa nuova. Nota che io avevo anche la giacca. Perché un cuoco deve essere un cuoco, sì, signorile, sì. Cioè, no, canottiera, sì, no, no. Costanzo traversa. Eleganza e sotto. Bravo, ah, bravo, ho capito. Bravo. Eleganza sotto, ma comunque la portava molto bene. La portava... E la Y40, perché è profonda, doveva essere 40, invece hanno fatto 42,5. Deve essere la più profonda, mi pare. La più profonda al mondo, dove si esercitano i sub, dove si fa apnea, e dove anche hanno fatto degli esperimenti per capire quanto una persona umana può resistere sotto. E questo anche di Monte Grotto. E l'Y40 è all'interno dell'hotel Mille Pini, vicino a un 500 metri dal campo da calcio di mezza via dove gioca il Monte Grotto. Per capire ai nostri sportivi. Vai! Passo la parola a Francesco, che mi ha incuriosito un po' parlando prima di questi. Ecco qua, scusa un attimo. Cosa, Piero, cosa hai scritto qua? Bello, leggi pure tu, Giampiero. Sì, ciao davvero, sono Silvano, gentilmente, se è possibile ricordare il calciatore cercato, e venga a dirlo, che dopo una lunga malattia è mancato Castrocano, nota bene, ha giocato 10 anni in Serie A con la Fiorentina, abitava benissimo a Villafranca, Padovana, sulla calcio, sta seguendo il tempo calcio la sua mancanza, sì. Agostino, ma vai. Ne abbiamo parlato ampiamente domenica scorsa sì. Un padovano doc, e abbiamo perso un altro ex giocatore molto importante, una bella persona, abbiamo conosciuto anche personalmente, però dopo si parlava così con Marco e con Giampiero, guarda caso, altro giocatore dell'ex Fiorentina di qualche anno fa. E ci siamo fermati. E Silvano? Borgo Nuovo, certo. Sono, wow, tanto per fare nomi e non dopo voler andare in discorsi sui quali... E ricordiamo Silvano, perché ho capito che è perché era cugino, è Silvano Reato della Opel Davis. Ciao Silvano, saluto anche Davide Sogna dell'Auto Davis. Passo a Francesco, perché parlavo prima di fattore, io dico climatico, fattore caldo dei campi, quanto, che atteggiamento e quanto importante è affrontare la partita in campi come, diciamo, Salerno, Foggia, tanto importante. Oltre al caldo climatico è anche il caldo, l'affetto che trasmettono i tifosi. Devo dire che io sono stato a Verona la prima giornata e non sembrava, diciamo così, preponderante il fattore trasferta, perché ad avere al seguito 2000 tifosi fa la differenza, piuttosto che a Salerno, perché la trasferta comunque è lunga, averne solo 100 contro 5-6000 di locali, quindi il fattore, diciamo, l'importanza di avere anche dei tifosi calorosi al seguito può incidere nei momenti di difficoltà di una partita, anche perché alcune storie narrano, perché leggende metropolitane neanche tanto, che magari anche qualche notte è stata movimentata perché qualche tifoso della squadra avversaria andava a infastidire volutamente i giocatori. Questo è successo anni fa, però ci può anche stare, no? Certo. Ci può anche stare che a livello, diciamo, ambientale succeda davanti qualcosa. Davanti all'albergo, esatto. Sotto l'albergo, sì. È un anche lo hanno fatto con la nazionale italiana quando erano al Bahia International, che è a Vienci sul mare, molto bello un albergo, e io c'ero anch'io, andavo... ero lì, andavo a vederli. E quindi hanno infastidito. Non ero tra quelli che infastidiva, attenzione. Dietro sul mare, che è dato i Natali a chi?
qua. Proprio tu non dovevi? No, dai. Mi è andata bene, mi è andata bene. Giuseppe Calderisi. Giuseppe Calderisi. Beppe Nano, è vero, hai ragione. Mi è andata bene. È vero, lo sai che ogni tanto qualche lampo di genio, ma ogni tanto. Confermo, dai, via. No, va bene. Bellissima località comunque. A proposito di Salerno e della costiera amalfitana, io ho detto, ho un risultato, si è conclusa in settimana la finale del campionato di bocce a Scala. Allora, la coppia che ha vinto è stata Fasanella Pantaleone in coppia con Michele D'Amato. Non è la prima volta che Fasanella Pantaleone vince la finale. È una coppia collaudata. È una coppia. Ecco perché noi diamo queste notizuole. E quando gioco con loro ci seguono. Sì. Noi facciamo delle battute, però effettivamente ci seguono su Scala, esatto, ci seguono su Scala, diciamo, internazionale e mondiale, per cui ci fa anche piacere che ci seguono in quelle bellissime zone. Mi sono ripromesso, Giampiero lo sa, che a breve andremo a far visita in Costiera Amalfitana perché ho scoperto che ci sono tanti juventini. Dal presidente del club, è vero. Confermo. E lì mi troverò a casa. Mio siamo agio, in cinque a Scala milanisti. Ti devo parlare allora anche di Battipaglia e di Agropoli, allora, dove sono stato tre anni fa. Posti favolosi. Va bene. Posti favolosi. E andiamo a prima di passare ancora alle immagini, vuoi concludere, Piero? Hai ancora qualcosa? Sì, ho ancora tre risultati, ma ricordo sempre che avevo anche le interviste del fine partita della seconda categoria San Marco. Infatti, sì. Bene, allora concludo con la seconda categoria velocissimamente. C'era un messaggio, vediamo Davide, ce lo puoi rimandare, che noi ci teniamo molto. Un caro saluto a tutti, compreso Agostino, Marco e Giampiero. Francesco Cecconello, grazie Francesco, consigliere regionale della Fisicin per le società padovane. Ciao Francesco. Allora, ho messo in nota anche nella seconda teoria per oggi la partita Gazzigliano Terme Amatori Pozzo, per capire se l'Amatori Pozzo, dopo la batosta della prima partita, ricordiamo 7-0, non è da poco, ci fosse un po' di reazione. Qualcosa c'è stato, non è stato un riscatto pieno, però a Gazzigliano perde 2-1, questo può starci, quindi fiducia e morale ancora per la prossima partita. Attenzione, Virtus Agrigento Savio, abbiamo visto le immagini della presentazione nuova della società, aveva 3 punti dopo la prima partita, ospitava il San Floriano, attenzione la squadra, questa che la vedremo spesso sulla sinistra dei nostri teleschermi o sui giornali. Allora, con 3 punti tutti e due, partita di cartello, 2 squadre partite con il piede giusto, vince la Virtus Agrigento. Abbiamo portato bene alla presentazione della squadra, 2-1 e si continua a veleggiare. Poi Cogitana, nuova Norvegia. Avevo visto la Cogitana domenica scorsa in casa dell'Indomita Vigonanza, l'abbiamo pareggiato 1-1. Volevo capire se in casa con nuova Norvegia, che ricordiamo Norvegia ha vinto il campionato di terza, quindi in matricola come la Cogitana in seconda categoria, e come tutte le matricole anche qua 2-2, X è il risultato tipico. Ho chiuso. Perfetto, mi dai lo spunto perché dobbiamo correre, parlavamo di presentazione, adesso abbiamo le penultime immagini che ci manda Davide inerenti ad una presentazione di una società, noi siamo anche un po' esperti in questo, no Giampiero? Sì, è il nostro oramai pane, diciamo. Benedetto presidente del Pontecor, abbiamo finito la presentazione delle squadre della tua società, domani inizia il campionato. Quali sono un po' i presupposti, le previsioni e le tue sensazioni, presidente? Le mie sensazioni sono buone, molto buone, anche perché l'inizio della presentazione è stata ottima. Ho i massimi dirigenti della nostra delegazione nazionale e provinciale, quindi non si può far tradire le aspettative di fare un campionato ottimo. La finale non sappiamo, primi, secondi, terzi, quarti, quinti, però l'importante è essere un gruppo di amici, divertirsi insieme e stare bene insieme. Rispetto alla posizione di classifica dell'anno scorso, quest'anno ci sono ambizioni di miglioramento, ambizioni in playoff, salto di categoria?
Sicuramente miglioramenti. Puntiamo anche al salto di categoria. Cercheremo di fare il nostro meglio possibile e di dare la soddisfazione a tutti i miei collaboratori di fare un ottimo campionato. Allora posso dirti che se il campionato è come questa serata, con questa tavolata, con questa bella gente che abbiamo qua in tavola, sicuramente sarà un campionato buono. Sicuramente sarà un campionato ottimo sotto l'aspetto della compagnia, del gruppo e della stare bene con i piedi sotto la tavola. Poi tutto il resto vedremo in aprile come sarà il risultato. Bene, allora auguri, bocca al lupo al Pontecor, buon gioco a tutti gli amici sportivi in ascolto. Grazie Piero. E crepi il lupo. Crepi il lupo. Ecco le immagini della presentazione delle squadre, pubblico, posso dire, aveva detto Bruno Pizzo, il pubblico delle grandi occasioni, o come aveva detto Marco Lancia, il pubblico che incita, che segue i propri ragazzi, bella scritta in grande, a Cipontecò, una giornata anche questa, Rostino. Bella struttura comunque, bella struttura, qui siamo a Conca d'Albero, un bel impianto, un bel campo, in questo campo giocano il settore giovanile delle squadre del Pontecor. Abbiamo sentito prima dalla voce del diretto interessato presidente Marcato Benedetto in arte Benito, attenzione, e ha detto anche che ha ricevuto anche un altro, la disponibilità di un altro campo, quello del Cibè, e quindi anche lì adesso vedrà di poter far giocare le squadre del settore giovanile. Anche qua circa 300 ragazzini, sta facendo molto bene il presidente. Una giornata, dicevo anche prima, calda, calda. Ecco, la presenza anche del vice presidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, Gianon Florio, importante per le nostre società di provincia. Il presentatore, l'intrattenitore, Marco Lanza, come direbbe Marco Lanza, la voce del Clodia, sempre presente anche lui, sempre a dare un'immagine. Ecco, questo ragazzo che ha appena parlato è nato, cresciuto nella società e adesso allena anche i ragazzini, come potete vedere, tanti, tanti giovani. E Marcato è stato chiaro, io do la possibilità a tutti i ragazzini, c'era anche l'amministrazione comunale, l'assessore allo sport che si è anche lui offerto, ha dato la disponibilità degli impianti del campo, e io dico quando sono presente che mi trovo a parlare con sindaci o assessori, io dico sempre la stessa cosa, aiutiamo queste società, perché non tutti sanno ma operano anche e soprattutto sul sociale. Io volevo aggiungere, hai detto tante belle cose Giampiero, bella la società, belle anche le strutture, hai detto a me fuori onda, bella e buona anche la cucina. Non potevo dirlo in diretta perché sennò mi prendono sempre per uno che mangia. Certo, no, ma in effetti veramente è stata una serata al presidentissimo, bella, al presidentissimo, bravo, Marcato Benedetto e a tutti i suoi collaboratori. Complimenti. Saluto anch'io Marco Lanza, che è la voce del Clugia, certo, del Chiugia. E abbiamo un finale di Serie A, la Lazio a vincere ad Empoli, gol di Parola che è stato quindi di... Di Parola, quindi ha mantenuto... È stato proprio di Parola. Sì. Ve lo ricordo prima della partita. Sì, l'ha detto prima della partita, era stato di Parola. E Parola, ricordiamo che è stato anche un grande Parolo. Ex... Parolo, però Parola è stato anche quello della rovesciata, no? Quello è un altro. Torno a Francesco, che adesso però mi deve dire chi vincerà il campionato di Serie B. Ah, oh, pensavo. Io ho aspettato, Francesco, ti ho lasciato. Ha avuto diciamo, il modo per pensarci. Tu pensavi che non arrivassi al dunque, voglio sapere chi va in Serie A praticamente. Guarda, lo scriviamo, poi lo mettiamo su un cassetto. Ok, va bene. Per queste, dopo queste tre giornate, io ti dico Palermo e Benevento. Palermo e Benevento, noi scriviamo, Scriviamo Palermo, allora, Palermo e Benevento. Francesco, su dirette. Francesco, io sono d'accordo.
anzi direi devo aspettare martedì, non questo, martedì lancio, perché al tombolato ci sarà Cittadella Benevento. Voglio vederlo questo Benevento, e che sulla carta doveva essere il favorito. Del Palermo ci credo poco, perché... Ah, scusami, ah, ciao Marco, sono Alessandro, oggi l'1-1 ci sta stretto, abbiamo sbagliato il rigore. Chi è? Riviera Brescia. Penso sia Alessandro, non so se della Riviera, non... Sbagliato il rigore? Penso di sì. Alessandro di quale società, di quale squadra? Penso della Riviera, perché... È buono anche per farlo sapere a chi ci segue a casa. Dai, aspettiamo. Presumo, se mi dai la conferma, presumo sia della Riviera, perché prima ho parlato della Riviera. Ci deve essere un Alessandro. Dacci conferma Alessandro. Sì, dacci conferma Alessandro. Se l'ha vinto il rigore è andato fuori dalla porta. Era Colombo, sai che Colombo è una squadra Colombo è esploratrice. Intanto io faccio un augurio. Però aspettiamo la conferma della Riviera. Sì. Un augurio di buon compleanno a Giorgia, che in questi giorni festeggia il compleanno, per le sue 21 primavere. Dunque un augurio speciale, 21 anni. In maniera particolare da parte di Andrea. Ah, Alessandro, forse scusa, forse Alessandro è il Magno? È uno degli Ultras. Non credo sia dovrebbe essere uno degli Ultras. Adesso un 90. Dopo mi dai conferma, Alessandro. Dai, Alessandro, penso di aver capito. Penso non di aver ha il capito. Daspo, non se la memoria mi tradisce, mi scuso perché non sapevo che avesse sbagliato il rigore. Va bene. Se è l'Alessandro che dico io. Allora, no, vorrei anche ritornare da Francesco. Sì, Cittadella con il Cosenza ha vinto la Lese, i numeri ha vinto 2-0. Però bisogna dire anche una cosa. Non c'è stato un tiro in porta né del Cosenza né del Cittadella. Cioè, se non si sblocca con il calcio di rigore e anche quello successivo, due rigori, peraltro netti, attenzione, senza ombra di dubbio. Però se non si sblocca con rigore, Francesco, la partita, ti posso confermare, finiva 0-0. Col Cosenza. Quindi, col Cosenza, attenzione. Però gli episodi sono stati a favore del Cittadella. Piero, abbiamo le ultime immagini della serata e delle interviste. Sì. San Marco, due morti, vai Davide con l'ultimo sforzo. Ricordiamo della serata. 0-0 il risultato finale. Ennio Tofaloni, mister del San Marco, Ponte di Preta. Mister, sicuramente avevi chiesto ai tuoi giocatori un riscatto nella sconfitta di domenica prima del campionato. Come hai visto la tua squadra oggi? Primo tempo un po' sottotono, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato di più e anche a livello fisico siamo migliorati, a differenza di domenica che avevamo ancora sulle gambe un certo tipo di lavoro abbastanza pesante. Grande possesso di palla al centrocampo, grande fraseggio, secondo me ho visto difficoltà negli ultimi 15 metri. Come mai? Questo è vero. L'ultima settimana abbiamo perso anche una punta che non ha più voluto rimanere con noi e quindi abbiamo una punta solo, una è infortunata e quindi siamo un po' tirati davanti e quindi abbiamo fatto difficoltà. Un punto su 6, come vedi un po' la classifica all'inizio del campionato? Ma le mie squadre all'inizio hanno sempre fatto un po' fatica perché col lavoro della preparazione, poi piano piano veniamo fuori, dobbiamo anche capire che abbiamo molti molti giocatori nuovi che si devono integrare tra di loro. Mister, domenica dove si va? Non lo so, ma si va a vincere. Grazie mister, molto grazie anche a lei. Mister Marin del Due Monti Abone. Mister, la tua squadra veniva dalla prima partita da un pareggio con Montegrotto. Sì. Aspettavi una reazione di tuoi, l'hai vista, com'è andata secondo te? Secondo me non abbiamo messo la cattiveria giusta, però è stata una prestazione al di sotto delle nostre capacità, anche se devo essere sincero, avere una squadra giovane così può capitare delle partite fatte in questo modo qua, però sono sicuro che fra 4-5 partite, quando avremo la condizione ideale, potremo dire la nostra in questo campionato. Cos'è mancato oggi alla tua squadra? Sicuramente la voglia di vincere la partita. L'approccio era giusto, ma non c'era quella determinazione, è mancato quel qualcosa in più per poter vincere la partita. 2 punti su 6, come vedi la classifica? Sì, diciamo che abbiamo trovato, secondo me, il Montegrotto, una squadra assolutamente attrezzata per vincere il campionato. E posso essere sincero, giocare su un campo un po' piccolino così a noi ci ha un po' penalizzato, quindi
a me stanno bene i due punti che abbiamo preso. Chiaro che avremo sicuramente le possibilità per poterci rifare. Domenica prossima in casa? Domenica prossima in casa abbiamo, se non sbaglio, il Sacra Famiglia, altra squadra non male attrezzata per il campionato, però giochiamo in casa nostra, campo probabilmente ideale per noi perché giocheremo sicuramente a Cagrande sul sintetico, di conseguenza con la velocità e la rapidità dei miei attaccanti penso insomma che faremo sicuramente una buona partita. Grazie mister, bocca al lupo a te, il tuo proseguo in campionato. Ok. Beh. Siamo addirittura arrivo, Piero, hai qualcosa da dire, sì, da aggiungere? Ma perché io come immagini guarda, siamo a posto. Domenica prossima, 23 settembre, inizia la terza categoria. Fischio d'inizio, ore 15:30, e daremo anche dei risultati di terza categoria. E anche qualche nome di atleta che gioca, perché certo, ne conosco parecchi. Entreranno in top 14, anche diamo la visibilità. Terza. Anche la terza, perché sennò Agostino sta scrivendo un poema. Ma no, mi è passato dalla regia, mi ha passato gli ultimi sms che sono arrivati. Beh, intanto dobbiamo ricordare che lunedì alle ore 21 la nuova trasmissione Caffè Sport, e alle ore 21:30 ci sarà la sintesi di tutte le partite della Luparense, dunque un bel momento. Ma quella sempre di lunedì questo? Lunedì alle 21:30 sintesi delle partite della Luparense, e sarà condotta da Simone Francescon, che io colgo l'occasione per salutare. Saluto anch'io. Bene, a questo punto poi un augurio al gruppo misto di amici che sono in partenza proprio in questo momento, in queste ore, per la Sardegna. E qui a riguardo dovrei fare un ringraziamento speciale a Matteo, Luca e Ottavio. Ne parleremo un pochino di più domenica prossima eventualmente. Altro impegno e momento importante, domenica 7 ottobre, la Fani Team, come ogni anno, sarà presente in Prato della Valle per Motori in Prato. Già nostro ospite, sia il presidente, vicepresidente, tutti gli organizzatori, dirigenti, cercheremo di averli in studio anche quest'anno, mi auguro possono venire in studio a farci vista, e parliamo così di motori. Dimmi, Marco. Se non mi sbaglio c'è anche in concomitanza con Chioggia, sono Alessandro, oggi nel centro stretto dell'Atletico, Atletico Arzegrande, scusami, è Atletico AV, ok, grazie, sì, ho bene, capito, bene, ho capito. Bravo Alessandro. Ho capito, è il papà di un... Ti hai chiarito. È un, di uno stopper del 99, Alessandro, grazie è l'uno, Alessandro. Uno, è l'uno, perché c'è uno con San Michele. Perché esatto, abbiamo rapporti con oltre 200 grazie, società. Grazie Alessandro, adesso ho capito. Abbiamo rapporti con oltre 200 società sparse un po'. Mi sono confuso, ciao, grazie Alessandro, ho capito chi è. Bene. No, mi sembra che sia in concomitanza anche con una manifestazione che oggi è in Prato. Mi sbaglio, perché nel weekend di settembre barra ottobre c'è anche degustazione direttamente dalla Sagra del Pesce di Chioggia, ci deve essere anche. Certo, ma non so se sia la stessa data. È la stessa data, è la stessa in concomitanza con questa manifestazione. Allora uniremo l'utile, sì, al dilettevole. Esatto, abbiamo concluso, io saluto Francesco, grazie Francesco per le tue informazioni, grazie anche per esserti esposto con Palermo e Benevento, apprezziamo il tuo coraggio. E forza Padova, E forza Padova, forza Padova. Agostino. Ma puntata numero uno, io voglio solo salutarti, insomma dopo la puntata prossima riprenderemo con immagini e quant'altro, certo. Tutto. Giampiero, vuoi dire di leggere i comunicati ovviamente, quello deve essere la regola principale, insomma riparte la terza, siamo al completo. In conclusione, ottimo risultato di Villafranca, che ci ha raccontato da Germano Zerbetto, Serie D con le Rezzate, una corazzata, ha fatto 1-1, auguri alla Rezzate, Villafranca Veronese, bella prestazione. Ricordiamo che Villafranca Veronese è una matricola. Una matricola, esattamente. Del che Germano Zerbetto segue in maniera eccellente. Buona serata a tutti, abbiamo la replica a mezzanotte e mezzo, siamo visibili anche su YouTube fra un giorno barra due. Schegge di Sport, grazie per la vostra partecipazione, alla prossima domenica, ciao. Buonasera, ciao, buon gioco a tutti. E buon gioco a tutti,
Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070.